Buongiorno a tutti. Ho avuto il piacere di sentire il ministro ieri che mi ha pregato di portarvi questo messaggio. Il messaggio è del ministro Federica Guidi. Sono particolarmente dispiaciuta di non poter essere con voi a San Patrignano al secondo forum della Positive Economy a causa di una concomitante riunione del Consiglio dei Ministri. E lo sono per due ordini di motivi. Il primo è che l'azione del governo di cui faccio parte si riconosce in moltissime azioni portate avanti dalla Positive Economy, e cioè negli sforzi per riorientare il capitalismo verso le sfide a lungo termine. È proprio questo l'obiettivo delle profonde riforme strutturali che abbiamo avviato nel primo anno di vita di questo esecutivo. Il secondo motivo sta nell'azione che il Ministero dello Sviluppo Economico sta portando avanti in questi mesi. I nostri interventi a sostegno della competitività delle imprese, dello stimolo degli investimenti, del sostegno alle piccole e medie imprese innovative e alle start-up, della diffusione della banda ultralarga, delle smart cities e della qualità delle infrastrutture energetiche, comprese le fonti rinnovabili, si inseriscono proprio tra gli indicatori utilizzati per definire la Positive Economy. Scoprire che l'Italia è nella parte bassa della classifica, 24esima posizione su 34, della positività dei maggiori paesi industrializzati, è un gap che deve assolutamente essere colmato, perché non riguarda soltanto tutti noi, ma il futuro dei nostri figli e delle generazioni che verranno. Il ruolo che in questa prospettiva possono svolgere le donne in posizione di responsabilità è certamente fondamentale, e questo governo, con la sua attenzione alla parità di genere nella scelta dei ministri e nelle recenti nomine fatte ai vertici delle società controllate, ha dimostrato di esserne perfettamente consapevole. Vi assicuro quindi la massima attenzione da parte mia ai suggerimenti che usciranno dal forum della positività, al quale auguro lo stesso successo della straordinaria storia ventennale rappresentata dalla comunità di San Patrignano. Federica Guidi, Ministro dello Sviluppo Economico.